Ed eccoci qui. Ho finito la seconda trilogia di Millennium, quella scritta da Lagercrantz dopo che era morto Stieg Larsson, e quindi è tempo di bilanci. Parlando del secondo, l'uomo che inseguiva la sua ombra, avevo già detto che al di là delle storie sempre molto coinvolgenti e dal ritmo serratissimo e incalzante, e al di là del fatto che Blomqvist e Salander sono in effetti sempre loro, è anche vero che lo spirito iniziale di Stieg Larsson, il concetto degli uomini che odiano le donne, va a farsi tranquillamente benedire con questa seconda trilogia apocrifa, boh, chiamiamola come vogliamo. Il massimo della cattiveria nei romanzi di Lagercrantz è femmina, decisamente. Qui nel terzo c'è una parentesina, una storia nella storia con un uomo che appartiene effettivamente alla categoria uomini che odiano le donne. È una storia della storia, che ha tutta l'aria di essere stata inserita a forza e per forza. Forse dico io, penso io, sospetto io, perché qualcuno, magari un editor, ha fatto notare all'autore che forse si era un pochino perso uno dei tratti salienti delle, diciamo, ambientazioni psicologiche criminali di questa serie. Io l'ho letto molto velocemente per vedere come andava a finire. Non è uno di quei romanzi di cui dici: ah, avrei dovuto leggerlo con più calma per godermelo meglio. No, va bene così. Va bene letto tutto d'un fiato, non c'è niente di memorabile che venga la pena, che valga la pena di rimuginare. Va preso come un film thriller, lo vedi e ciao. Blomqvist qui è più protagonista del solito, o meglio, gli si dà un risalto speciale non solo perché gli si fa vivere un grosso rischio a un certo punto, non vi dico altro, è una roba un po' da Mission Impossible, ma perché si esplora più del solito la sua psicologia. Come dire, è particolarmente James Bond qui. Sarà che pur non avendo mai visto nessuno dei film legati alla serie Millennium, comunque ho in mente la locandina del primo film, e quindi da subito la faccia di Blomqvist per me è quella di Daniel Craig, no? L'eccellente 007, che purtroppo è finito. Ci sono anche un paio di scene che sono al limite del plausibile, ma ripeto, va bene così per questo genere. La geniale ma contortissima Salander è sempre più disturbata, sempre più sfuggente. E solo alla fine sembra aver risolto, si fa per dire, quello che salta fuori essere il più grande tarlo della sua vita, incontra la sua nemesi. Non lo so, mi sembra tutto un pochino esagerato. Altra nota dolente è la solita Erika Berger, e vi ripeto, ma nei primi due di Lagercrantz era praticamente irrilevante il suo personaggio. Qui, boh, fa delle comparsate un pochino più ampie. Forse qualcuno di nuovo ha fatto notare all'autore che stava tradendo le atmosfere di Larsson originarie, però non è più la Erika Berger di Larsson. Questo lo confermo, spiace un po'. Insomma, voglio proprio vedere che cosa succederà con il settimo romanzo della serie, che cambia di nuovo autore, anzi passa a un'autrice donna. E allora sono veramente curiosa di vedere come questa autrice riuscirà a interpretare sia i due protagonisti, sia anche proprio lo spirito generale della serie. Sarà interessante vederlo. È una sfida mica male e quindi sono curiosissima alla prossima storia.